dobbiamo riconoscere che questa squadra ha fatto una cavalcata devastante e ora stiamo tirando un pochino il fiato. Poi per tante partite con gli uomini contati, quindi un pochino di stanchezza è affiorata in queste due partite, ora dobbiamo essere bravi a recuperare e ripartire. Però ecco, è un punto che secondo me è anche un punto importante, perché il primo tempo abbiamo fatto molto male. Sì, che meritavano invece più loro il primo tempo di noi. La sosta non è lontana, quindi secondo te questa sosta sarà ci servirà parecchio, penso, no? Visto che stai dicendo che sono un po' faticato, però c'è ancora una partita da fare. No, cioè, abbiamo cercato di recuperare bene le energie questa settimana per affrontare una partita secca, perché essendo l'ultima diventa una partita secca. Anche perché in questi giorni comunque in fase calante rispetto a quello che era stato l'inizio. Quindi sulla carta. Vedi, il campione è un campione, vedi oggi il Forlì che perde a San Mauro, no? Quindi ogni risultato è sempre importante, a volte anche prendere un punto, se noi domenica a Ribella avessimo preso un punto era un altro risultato importante, è un campionato molto difficile. Comunque ragazzi, c'è da rimproverargli poco, se non il fatto del primo tempo di aver subito un pochino troppo questa aggressività e in alcune zone di campo avevamo un pochino paura di giocare, erano i punti dove potevamo sboccare, però d'altronde il Legnano si aspettava così. Sì, perché l'avevamo visto, anzi ti dico la verità. Poi il secondo tempo è calato vistosamente e noi siamo usciti fuori abbastanza bene, ma non con un grande ordine di gioco, questo va riconosciuto, anche perché giocare contro il Legnano è una squadra che non è facile incontrare, perché è molto pronta l'aggressività, molto pronta sulla seconda palla. Ascolta, avevi chiesto, quando ci eravamo sentiti, di Molese che tenesse il morso, che morsasse, come si dice in diretto. L'hai vista solo a tratti? A tratti. Abbiamo dovuto prendere il rigore contro per darci un po' una scossa, e sul rigore contro qui ci siamo un pochino svegliati, però penso che tutto faccia parte del nostro percorso di crescita e dobbiamo migliorarci, cercare di recuperare tutti, recuperare energie, ovviamente abbiamo tirato la parte. Sì, una parola, scusa Zeno, chiedo a questa società Gaglioni che oggi era il debutto. A me è sembrato molto positivo, soprattutto per il fatto che abbia fatto gol, che è sembrato un centrocampista molto concreto. Lo conoscevi già, hai avuto conferma delle sue qualità oggi? Ha fatto come gli altri, sicuramente ha fatto una buona partita. Ha delle caratteristiche che a noi ci servono, ha una buona gamba, quindi. Ma ti dico la verità, ora la squadra deve dosare bene questa settimana e prepararsi bene per la prossima, e poi recuperare e tirare un pochino il fiato, perché abbiamo fatto una rincorsa importante, questo è il concetto. Poi uno un po' meglio, uno un po' peggio, c'è stato nella partita chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, e oggi secondo me sono stati di più giocatori che hanno fatto un pochino peggio che giocatori che hanno fatto un pochino meglio, e questo ha fatto sì che di Molese si debba accontentare del pari senza con la massima unità, perché penso che vincere non era giusto e neanche perdere, quindi il pari penso sia